Enrico Abbadantuono e Jennifer Rodriguez sono marito e moglie nella Gente che sta bene, di Francesco Paterno. Allora, Diego, innanzitutto nel film torni a lavorare con il tuo amico Claudio Bisio, già pochi mesi fa ti avevamo visto in Indovina chi viene a Natale. Come è andata questa esperienza e come sei stato coinvolto nel film? Non si riesce a smettere, perché tale il piacere, tale il divertimento, tale l'affetto, che io personalmente sono già dispiaciuto adesso, comincio ad avere l'ansia perché non farò il prossimo film forse con Bisio, e questo è una pugnalata. No, è veramente un piacere, siamo amici, ci troviamo bene. E Paterno, ci ho già fatto un altro film prima di questo e mi sono trovato molto bene, penso anche lui, perché sennò non sarei venuto anch'io. Il personaggio che interpreta nel film è un cattivissimo e quindi molto affascinante, insomma è inevitabile che i cattivi, soprattutto se tu fai una partecipazione, se sei un antagonista, insomma sono più divertenti che i buoni. I buoni in genere sono protagonisti, perché così va il mondo, e però i personaggi, io ne ho fatti tanti, sono meno affascinanti a mio avviso, cioè sono affascinanti tanto quanto, hai più tempo per sviluppare il personaggio, sul breve il cattivo incide di più, quindi non è il primo che interpreto, però forse così stronzo è il primo. Chi è secondo voi la gente che sta bene oggi? Sono pochi la gente che sta bene. Non incidi sul potere né la ricchezza, secondo me. Ma insomma, credo che la povertà sia più dannosa che la ricchezza. Il problema è che noi raccontiamo la storia di gente che fa star male gli altri. Questo è, perché qui la gente che sta bene sulla carta, ma in realtà sta male. Però sta male, ma stanno più male quelli che subiscono le azioni, le decisioni, il modo di vivere e il potere che hanno questi personaggi. Cioè, poi dettaglio non è sinonimo che chi ha potere e soldi deve stare bene per forza. Infatti, però è sicuro che per avere potere e soldi molto spesso fai star male gli altri. Perché un grosso percentuale. Poi qui si tratta anche dei rapporti interpersonali all'interno di questa storia. Lei che è mia moglie, che è probabilmente con la quale io ho avuto un passato anche felice, o perlomeno ci siamo piaciuti. Siamo in una fase di distacco, di insomma io la tratto non bene e lei cerca in qualche modo di trovare qualcuno, come sempre capita, che le dia quello che non le do più io. E trova Bisio credendo sia la persona giusta, in realtà anche Bisio invece fa parte di questo mondo di squali, di persone, e sta cercando proprio di entrarci il più possibile, quindi anche lui non è, anzi è forse peggio di me nei suoi confronti. Il personaggio di Jennifer è molto debole. In questo film i personaggi delle donne hanno delle fragilità, sono deboli, quasi succubi del potere. Ma positivi, assolutamente. Mm-hmm. Cioè, sono un po', come dire, i detentori di un certo equilibrio. Ci sacrifichiamo, in un certo senso. Io inconsapevolmente, Margherita lo fa per amore al suo marito, cosa che magari io non l'avrei accettato, perché io comunque, essendo sua moglie, sono un po' simile a lui, infatti lo tradisco e non è che la prima volta o me ne frega. E non sarà neanche l'ultima. Esatto, quindi... Sì, l'unica cosa un po'... Diciamo loro che... sono una coppia molto più... ai vecchi tempi, tradizionale. Devo dire che è un film molto realistico, perché i personaggi, i cattivi così ci sono, tutte le storie, è tutto molto realistico, se non che sia lei che Margherita vanno con Bisio, ecco, quella è la cosa un po' surreale del film. Tutto. Senti, nel film c'è una frase che dice: è così che ci salveremo, fregandocene delle regole. Se voi doveste riscrivere questa frase, è così che ci salveremo, puntini puntini, cosa aggiungiamo? Rispettando le regole. Secondo te, Jennifer? Dipende, le regole sono soggettive, perché le regole le facciamo noi, però avendo un principio buono.